Io avevo detto che appunto questo video sarebbe stato un mega haul perché ho fatto anche un altro ordine. L'altro pacco è arrivato ieri in condizioni drammatiche. Infatti, diciamo, sì, due pezzi che vi faccio vedere, ma non so se sì, vediamo. Questo secondo ordine è arrivato in una scatola di cartone, piccolina più o meno così. Non la prendo perché è tutta piena di polveri. Anche qui è arrivato in regalo il libro dei segreti con alcuni codici da poter inserire per avere degli sconti, uguali a quelli, quindi non ve lo faccio rivedere. Il punto è che due prodotti sono arrivati danneggiati e uno... Il pack secondario era danneggiato, ma questo non è un problema di peccato, è cartone, può succedere che si danneggia un po' i corrieri, le cose. Quindi io vi farò vedere, diciamo, cosa ho preso. Allora, questo per quasi tutta skincare, tranne il prodotto che io anelavo da così tanto tempo che è arrivato. Allora, il primo prodotto che io ho preso è quasi tutto della Garnier, ok? È stata questa crema, la faccio vedere, della Garnier, con acido ialuronico, una crema da giorno, e questo è il pack primario. Il prezzo di questa, forse in questo ordine ho inserito un ulteriore codice su questi prodotti erano già scontati e qui probabilmente ho inserito un codice, il codice che arriva nella ricevuta che ti dà diritto al 15% di sconto che arriva ogni volta che fate un acquisto, forse ho inserito anche quello, io in questo momento non me lo ricordo, comunque dico il prezzo in origine e il prezzo scontato. Con la premessa che c'è già uno sconto sul sito su questi prodotti. Questa in origine costava 6,99 e il costo invece è stato di 4,45. Poi ho preso quest'altro prodotto per il viso, sempre skincare, che invece di essere una crema è in gel. È un prodotto che io ho già provato ed è quello che utilizzo in questo periodo nella skincare mattutina. Che adoro perché è in gel, idrata la pelle, si assorbe immediatamente, il profumo è gradevolissimo e quindi ho deciso di prendere un backup perché è quello che ho sta per finire. E il prezzo di questo era di 6,99 e con lo sconto l'ho pagata 4,16 euro. Questa è una crema contorno occhi alla vitamina C, questo è uno dei prodotti incriminati. Veniva 7,99 euro e con lo sconto l'ho pagata 5,09 euro. Ora vi spiego, a parte il petto, appunto dicevo che è cartone, anche se è molto piacevole perché in soft touch tutti i pack secondari di questi prodotti fino a questo momento sembrano in soft touch. Ecco, il prodotto appunto è questo, se ve lo metto dritto è anche una bella cosa. Il punto è che quando io l'ho aperto, cioè ho aperto il pacco, c'era questo, quindi se durante il trasporto c'è stata una pressione, ma non so se si riesce a vedere bene su qualcosa di scuro, per esempio. Questo, diciamo, questo ovviamente sono tutte cose che io proverò. Soprattutto se me lo cambiano questo e poi vi farò sapere com'è andata. Con questo ho deciso anche di provare quest'altro prodotto che è una crema a giorno alla vitamina C che dona brillantezza. Il prezzo in origine era 7,99 euro e scontata è venuta 5,09 euro. Se vedete i pack secondari un po' sporchi a causa del danno che si è verificato durante il trasporto, forse del pacco,
Questa è l'altra, è in gel anche questa, quindi io vedo gel, avendo la pelle messa grassa, accatto in gel. Anche le creme, però in gel, dall'esperienza che ho avuto, lo preferisco. Dopo questo, ecco, questo pack, per esempio, non è in soft touch, è normale. Quindi ho deciso di prendere anche questo prodotto, che è un siero. Rimpolpante all'acido ialuronico e aloe, e il prezzo di questo era tipo di 1 milione di dollari. No, non è vero. Ecco qua, costava 10,99 euro, con lo sconto l'ho acquistato 7,47 euro, e diciamo, appunto, essendo un siero, io lo preferisco alle creme. Ecco, questo è denso, come potete vedere. Questo è il pack principale. Lo proverò e vi farò sapere, non so in quale delle video, tutti questi prodotti. Arriviamo alle cose, alla nota dolente. Qui ci sono i due prodotti che sono danneggiati. Uno molto, uno moltissimo. Ho acquistato anche il gel detergente che io ho voluto provare in passato, sostituendolo al mio preferito, che è questo, e mi sono trovata benissimo, perché quando mi lavo la faccia la mattina io utilizzo il detergente, mi lascia la pelle molto bella, non tira, la sento pulita, ha una bella sensazione. In più lo uso anche come struccante e strucca. Ecco, un trucco per esempio del genere lo strucca. Quindi vi faccio vedere il detergente incriminato. Queste sono le condizioni in cui è arrivato. E questo è il gel detergente. Ottimo, ve lo consiglio. Costava 5,99 euro, con lo sconto l'ho preso 3,82 euro. Quindi una stupidaggine veramente. Ed è ottimo, ottimo, ottimo. Sì, in uno shorts forse dei prodotti finiti lui c'è, l'ho adorato. E poi l'ultimo prodotto, e mi piange il cuore, perché di tutti quelli che, di tutti e tre, ve lo faccio vedere. L'ultimo, però non lo posso neanche tanto muovere. Adesso lo vedete pulito. Prima era una macchia unica marrone. Ora non lo apro perché tutta questa valanga di contour arriva a terra se lo apro. Quindi, di tutte e tre le cialde, questa era il motivo per cui avevo preso questa palette. Perché l'illuminante ne ho una marea, e comunque io utilizzo l'illuminante con cui io mi trovo molto bene è questo qui, della Lovely. Non mi interessava molto. Mi interessava molto il contour, la polvere per il contour e il blush. Mi sarebbe piaciuto provarlo, questo blush. Sono un po' marroncine, prima erano decisamente marrone scuro. Quindi questo è il prodotto, l'altro prodotto che è arrivato danneggiato. Io ho scritto a Pink Panda, ho scritto un'email, attendo risposta, chiedendo di avere una nuova spedizione di questi due prodotti, anche diciamo, del contorno occhi, perché era pressato, non era neanche sigillata la confezione del contorno occhi. Io l'ho trovata così. Non c'era scoccino all'interno, quindi non lo so, però ecco, cioè, sistematelo meglio, no? Visto che deve viaggiare, e sappiamo bene che i corrieri hanno magari sempre da fare, fanno magari di fretta e gli tirano i pacchi. Niente, questo è il mio unboxing. Molte delle cose le proverò.
proveremo insieme. Alcune ovviamente ci vorrà un po' di tempo, magari le creme, tranne questa che posso già dirvi subito, tranne appunto questo. Per questo posso darvi subito la mia opinione positivissima, perché io, ripeto, la mia tipologia di pelle è mista grassa e io con questa mi trovo bene, idrata dove devo idratare, vedete già sono lucida, quindi è questa la mia tipologia di pelle, idrata dove devo idratare. Già sono lucida, significa un'ora e mezza dal trucco, più o meno. No, significa a quasi 3 ore, 2 ore e mezza, 3 ore dalla fine del make-up viso, quindi mi lucido un pochino. E questa idrata ma non unge, quindi per me è ottima. E anche il detergente, il gel detergente della Garnier è ottimo, strucca, pulisce, è un piacevole profumo, non è aggressivo e anche questo detergente strucca benissimo. Quindi di questi 3 prodotti posso già darvi, sto guardando per vedere se ho già provato qualche altra cosa e non mi ricordo, mi pare di no. Sì, anche questo per la mia esperienza è un ottimo prodotto. Sto guardando in giro per vedere se c'è altro. No, tutto il resto, se volete, tranne la palette viso, quella non ve la posso provare. Se volete vedere in azione una palette, qualcosa, lasciatemi giù nei commenti le vostre richieste. Scusate, fa caldo. Fatemi sapere se avete già acquistato qualcuno dei prodotti che abbiamo visto insieme, eventualmente lo avete già provato, datemi il vostro parere sulla vostra esperienza. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se vi va, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domenica alle 13:30 con un nuovo video. Vi auguro una buona giornata. A presto, ciao!